Questo programma è offerto da Palermo. Una donna fa arrestare un uomo e per vendetta le distruggono la casa. Oggi, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Alto Fonte. Il campione Totò Antibo è stato picchiato a sangue da un ragazzo. Sport. Amara sconfitta per il Palermo. Aveva avuto il coraggio di testimoniare in un processo per violenza sessuale. Per vendetta le hanno distrutto casa e poi occupato l'appartamento. È una vicenda incredibile quella che arriva da via Rocky Marciano, nel cuore dello Zen. La polizia ha arrestato 6 persone per stalking, violazione di domicilio aggravata, della violenza sulle cose, danneggiamento aggravato, violenza e minaccia per costringere a commettere un reato. Tutto è nato quando la donna aveva testimoniato contro un uomo di 64 anni. Un'accusa pesante, violenza sessuale su minore. Ma la vendetta è scattata soltanto ieri, quando gli agenti si sono recati in via Marciano per dare esecuzione alla condanna, divenuta definitiva, alla pena di 6 anni e 1 mese di reclusione. Un processo durato 9 anni. I poliziotti hanno portato via l'uomo dalla sua abitazione, ma nello stesso frangente un folto gruppo di familiari si è scagliato contro la donna rea di aver parlato troppo. Da tempo i familiari del condannato minacciavano la donna per costringerla a ritirare la sua testimonianza. Ieri, all'arrivo degli agenti, è scattata la ritorsione. Prima la donna è stata insultata, poi le hanno distrutto casa e quando si è recata in commissariato per denunciare i fatti, una coppia di senza casa le ha occupato abusivamente l'alloggio. Le indagini sono attualmente in corso. Un'intera famiglia è stata gambizzata a Palermo, allo Zen, da 2 persone che sono poi fuggite. Gli aggressori hanno bussato alla casa, sono entrati e hanno sparato a Paolo Romito, 49 anni, la figlia Valentina di 21 e la moglie Giuseppina Savasta, di 43. I 3 sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e portati in ospedale. Hanno una prognosi di 1 mese. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata usata una calibro 9, oscuro il movente. I carabinieri stanno interrogando le vittime. Angelo Porcello, nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP di Termini Imerese, ha confessato di aver assassinato Giuseppina Iacona, la farmacista di Blufi, di 79 anni, morta nel corso di una rapina giovedì scorso. Ieri pomeriggio è stata eseguita l'autopsia del medico legale Roberto Guarino nel reparto del Policlinico. È stato confermato che a uccidere la farmacista è stato un colpo di coltello alla gola. Ammonta a circa 100.000 euro il bottino di una rapina in villa compiuta sabato sera alla periferia di Canicattì, ai danni di una coppia di coniugi commercianti di argenteria e liste nozze. I rapinatori, almeno 3, hanno atteso che i commercianti rientrassero dopo la chiusura del negozio. Scesi dall'auto, i commercianti sono stati costretti a entrare in casa e sotto la minaccia delle armi i rapinatori, con il volto travisato, si sono fatti aprire la cassaforte. Sono molteplici le iniziative in tutto il territorio siculo. A Bagheria si parte con la marcia In cammino contro la violenza alle donne, partita stamattina alle ore 10 dal municipio centrale, ha percorso Corso Umberto I, Corso Butera, Via Dante e Via Le Bagnera, sino all'area antistante il mercatino rionale, la cui via di accesso sarà intitolata alle donne vittime di violenza su proposta della Presidente Vigilia. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, a Villa Butera Branciforti, nella sala Borremas, si svolgerà un convegno, evento dal titolo Bagheria per una cultura condivisa del rispetto contro la violenza sulle donne, che vedrà tra gli ospiti, oltre alla Presidente del Consiglio Comunale che introdurrà e coordinerà il convegno, il Sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo, la Presidente della Commissione Consiliare Cultura, Maria Grazia Locascio, per i saluti istituzionali e come relatori, l'artista Elisa Martorana, che presenterà il suo progetto
artistico Woman for Woman. La dirigente scolastica del circolo didattico Cirrincione, nonché coordinatrice della rete scolastica Babel Gherib, Vittoria Casa, che relazionerà sul ruolo della scuola, il vice direttore della Casa dei Giovani Biagio Sciortino, la psicologa responsabile di un centro antiviolenza Stefania Russello e tanti altri ospiti. Infine assisteremo anche al racconto della testimonianza di Glory, vittima di violenza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alto Fonte. Il maratoneta Totò Antibo è stato picchiato a sangue da un ragazzo. Antibo avrebbe assistito ad un litigio dove il ragazzo a suo dire stava dando botte alla sua ragazza. Antibo sarebbe intervenuto per difendere la ragazza e per questo motivo lo stesso ragazzo lo avrebbe picchiato a sangue. A Cicatena, scontro autoscooter, un morto e un ferito, giovane in grave condizione all'ospedale Cannizzaro. Un uomo di 33 anni, Rosario Marletta, è morto e un giovane di 27 anni, S.M., è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 13 ad Aci Catena, in provincia di Catania, nel quale sono rimaste coinvolte due automobili e uno scooter. Il ferito è stato ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni. Palermo, arrestato rapinatore di uffici postali. Carabinieri lo identificano attraverso video. I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia in carcere ad Antonio Lotà, palermitano, 24 anni, perché avrebbe messo a segno tra febbraio e marzo di quest'anno 5 rapine e danni di altrettanti uffici postali a Villabate a Palermo, in piazza Principe di Camporeale e via Toti. I carabinieri sono risaliti al giovane attraverso i sistemi di videosorveglianza. Il rapinatore era stato arrestato il 23 settembre scorso dopo un colpo ad un supermercato in Corso dei Mille. Porticello. Fermato e identificato un uomo che stava tentando di rubare carburante ai motopesca. Intorno all'una di questa notte, gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Porticello hanno fermato e identificato un uomo che durante la notte stava cercando di rubare carburante da una motopesca attraccato sul molo del porto. Da diverso tempo, infatti, all'interno del bacino portuale si sono susseguiti dei furti di carburante e di attrezzature dai motopesca. Le denunce dei pescatori e delle loro associazioni erano culminate in una lettera di appello per sollecitare gli organi preposti di intervenire. Stando ad una prima ricostruzione, un uomo che stava armeggiando intorno al serbatoio di un peschiereccio, successivamente identificato in F.F., di 40 anni, non appena visto di scoperto, si è buttato in acqua, da dove è stato recuperato dagli operatori del comandante dell'ufficio circondariale marittimo Nicola Silvestri. Incendiata una villa in costruzione tra Caccamo e Termini Imerese. Un incendio tra Caccamo e Termini Imerese ha distrutto una villetta in costruzione di un ex operaio Fiat in cassa integrazione. Le fiamme divampate dall'interno dell'abitazione hanno danneggiato la struttura che si trova in contrada Cozzo Corona. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato commesso un furto all'interno della costruzione, poi sarebbe stata incendiata. È stata trovata divelta parte della recinzione. Una settimana fa, sempre a Trabia, un'altra villetta è andata distrutta. Anche su questo episodio indagano i carabinieri. Bagheria. Smascherato il ladro fantasma. Era il vicino di casa. Arrestato per tentato furto un bagherese di 25 anni.
A incastrare il ragazzo è stato un carabiniere che in queste settimane si era incuriosito dopo aver ascoltato il racconto di un pensionato. L'anziano gli aveva manifestato la preoccupazione che il suo appartamento fosse infestato dai fantasmi, perché ogni volta che usciva di casa, anche per brevi periodi, notava sempre lo stesso particolare. Gli oggetti o sparivano o cambiavano posto. Il carabiniere ha deciso così di appostarsi all'interno dell'abitazione del pensionato. Una volta che l'anziano è uscito di casa, ha trovato il ragazzo di 25 anni, vicino di casa, intento a rovistare nei cassetti del malcapitato. L'autore del tentato furto è stato arrestato e ha trascorso la notte nella propria abitazione, gli arresti domiciliari. Poi il rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell'arresto e l'imposizione dell'obbligo di dimora nel comune di Bagheria. Ficarazzi, stasera consiglio comunale alle ore 21. Tra i punti all'ordine del giorno si discuterà l'importante questione del transito dei mezzi pesanti per il Corso Umberto. L'amministrazione martorana infatti sta valutando la possibilità di trovare soluzioni alternative che permettano di avere una circolazione più fruibile. Bagheria. Si è conclusa ieri la settimana internazionale dei rifiuti. Si è concluso ieri a Villa San Cataldo il progetto Sguardo Attivo in onore della settimana internazionale dei rifiuti. L'iniziativa è stata il frutto della collaborazione di diverse associazioni attive sul territorio e di una collettività di cittadini che hanno a cuore la problematica relativa all'accumulo dei rifiuti. All'evento hanno preso parte anche il sindaco Lomeo ed il giovane architetto Roberto Durante. Io ho proposto la soluzione riguardante la città di Bagheria, in quanto urbanista lavoro sulla città. La soluzione erano dei progetti attui nel territorio per diminuire i rifiuti o nel futuro proprio non creare più questi rifiuti tramite la differenziata. I luoghi preposti a questi progetti sono stati ben studiati e ben trovati nel luogo appunto di Bagheria. Crede che il suo progetto possa essere attuato nella situazione economica in cui versa la cittadina bagherese? Sì, all'inizio pensavo che potesse essere un'utopia, ma dopo il convegno che c'è stato il 22, parlando col sindaco e anche con i vari assessori e vice sindaco, ho visto una collaborazione ben spesa dal sindaco. E poi c'è da dire che i progetti che ho attuato nel mio progetto, nella mia tavola, sono a costo zero per il comune, perché sono dei fondi che possono essere recuperati sia dai fondi europei sia dai privati che sono interessati a questo tipo di riciclo. Crede che il singolo cittadino possa contribuire a una Bagheria maggiormente ecologica? Assolutamente sì, perché anche se noi progettisti diamo delle idee, deve essere il singolo cittadino a essere civile e aiutare noi, aiutare il comune, aiutare la sua Bagheria, il suo paese. Infatti persone come Danilo, l'organizzatore della settimana, e Federica Colletta, che ha aiutato questa organizzazione, sono l'esempio attivo di cittadini che vogliono cambiare questa città. Roberto Cusimano, servizi di giardinaggio. Realizzazione a verde di giardino e terrazza. Manutenzione a verde pubblico e privato. Impianto di irrigazione, trattamenti antiparassitari e disinfestazione. Per info 330 642694. Per parlare di spettacolo, arte, cultura, ma soprattutto di sport, arriviamo noi, Gino Sarmentino e Giuseppe Bonanno con Passione Sport. Dal 14 ottobre alle 21.05 vi terremo compagnia ogni lunedì su canale 8 611 del Digitale Terrestre. Stasera torna su Canale 8 il consueto appuntamento sportivo del lunedì, Passione Sport, rubrica sportiva condotta da Gino Sarmentino e Giuseppe Bonanno. Si parlerà di sport con notizie flash a carattere nazionale e internazionale. Maggiore attenzione sarà data allo sport territoriale, con il punto sui campionati di calcio dilettantistico quali prima e seconda categoria, dove sono impegnati il Villabate, l'Aspre, il Ciminna, Corleone, Marineo. Inoltre i servizi del nostro inviato Giuseppe Terzo sulle partite del Bagheria. Tante le notizie anche degli altri sport del comprensorio, nello specifico delle società Ficarazzi
Figherazzi Volley, Figherazzi Calcio 5, Marathon Missing Mary, Bagheria Pallacanestro 92, GS Leutero, MTB Hemir, Missing Mary, Racing, Crescent Volley. Ampia anche la rubrica curata da Giuseppe Bonanno, Passione Motori, per parlare degli ultimi avvenimenti motoristici. Formula 1, Rally di Trapani, Rally di Monza, approfondimento sulla Serie B, con gli ospiti studio per la partita del Palermo. Invece per il Trapani Calcio, il consueto commento di Andrea Guanno. Tra le associazioni ospiti studio in questa puntata, rappresentative di due specialità sportive, calcio ed equitazione. Giovanni Messina e Gian Matteo Lopipero sono rispettivamente il presidente e l'allenatore dell'Aspro Nova 2000, che milita nel campionato di seconda categoria. Invece per l'equitazione, a parlare della manifestazione primo torneo di salto ostacoli di Bagheria, saranno ospiti Dalia Loburgio, istruttrice del Prato Verde equitazione di Missing Mary, e Tony Miosi, segretario della Equiclub Ipponicos di Bagheria. La sfida interna contro il Latina costringe il Palermo ad un amaro stop. Gli ospiti ribaltano l'iniziale vantaggio firmato Hernandez e vincono l'incontro con le reti di Ghezzal e Jefferson. Da un cross di Verre nasce il vantaggio rosanero. Sul perfetto suggerimento del numero 23, Hernandez stacca perfettamente e batte Jacobucci al 18. L'1-0 rosanero regge però solo 7 minuti. Su un lancio in profondità, Ghezzal a 2-2 con Yucani realizza il gol del pari. La prima frazione sembra chiudersi senza ulteriori sussulti, ma proprio al 47 un altro suggerimento in profondità pesca impreparata la difesa rosanero. Jefferson, partito in posizione sospetta, batte di destro Yucani e porta avanti il Latina. La ripresa si apre senza cambi. Anche il copione della sfida non sembra mutare. Il Palermo sembra contratto, non riesce a cambiare passo e a scalfire il muro della squadra ospite. I rosanero creano un forcing finale chiudendo gli avversari nella propria metà campo, ma il Latina esce vittorioso dal Barbera. Servirà un altro Palermo per battere fra 6 giorni il Novara. La squadra di Iachini manca l'aggancio all'Empoli e resta terza a quota 27 in classifica. Questo programma è stato offerto da saluto e un forte abbraccio a tutti gli appassionati di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 25 novembre 2013. Attila, un nucleo freddo arriva in Italia e porterà la prima ondata di gelo sul nostro territorio. Quali gli effetti? Con quali temperature? Andiamo a scoprirlo insieme. Al nord i cieli si puliscono dalle nubi e risulteranno praticamente sereni con ultime piogge al primissimo mattino sul Riminese. Al centro la nuvolosità sarà diffusa sulle coste adriatiche con precipitazioni anche moderate che si esauriranno momentaneamente nel pomeriggio per poi riprendere in serata. Comunque piovaschi anche sul nord-est ancora della Sardegna. Al sud piogge sul Gargano e nel pomeriggio anche sul resto della Puglia e sulla Calabria centro-meridionale, piogge anche sulla Sicilia settentrionale, sparse alternate a schiarite sul resto dell'isola. La neve cadrà sugli Appennini orientali a quote via via inferiori e fin sopra i 300-400 metri in serata. I venti soffiano tutti dai quadranti nord-orientali, quindi più freddi. Andiamo a vedere le temperature minime in diminuzione ovunque, tra lo 0 e i 4 gradi al nord, ma con forti gelate in montagna, 2-7 gradi al centro e fino a 10 gradi al sud. Di giorno registreremo un calo deciso al nord con 5-7 gradi, sempre più mite la Liguria, 5-13 gradi al centro e fino a 15 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento si conclude qui. Attila farà congelare tutta l'Italia con temperature, abbiamo visto, bassissime e forti gelate al nord e perfino la neve abbiamo visto sulle coste adriatiche. Seguite i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it. Ciao!